Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi è 14. Mancano 10 giorni alla vigilia di Natale. Mamma mia, non lo finirò più di ripetere. Il tempo passa troppo veloce. Io ho tantissime cose da fare oggi. Ho già fatto colazione. Adesso volevo fare un pochino di skincare preparativa perché dopo dovrò registrare, anzi scattare delle foto per il mio profilo Instagram. E quindi è sempre importante preparare prima la pelle. Vado a detergere il mio viso con il Luna 3 di Foreo. Questo qui è pazzesco. Vedete qui ha tutti i dentini che servono proprio a detergere la pelle. L'altra parte invece è per il massaggio, le andremo a fare tutte e due, solo che mi serve il telefono perché c'è l'applicazione. Mi metto una fascetta leggermente sporchina, mi bagno il viso con l'acqua, bagno anche il dispositivo. Io utilizzo il microfoam cleanser che è sempre di Foreo, però potete usare quello che vi pare. Lo metto direttamente qui così è più igienico. Comunque, nel mentre io mi faccio la detergence, vi parlo un pochino di quello che faremo oggi. Allora, cosa andremo a fare oggi principalmente? A parte appunto i post che vi dicevo che devo scattare, devo assolutamente fare i biscotti di Natale. Devo assolutamente, vabbè, non è proprio un devo obbligatorio, però mi va di fare i biscotti di Natale. In realtà ho quest'idea da un po' di tempo e in realtà dovrei passare a comprare tutti gli ingredienti per farli. Però volevo fare tipo quelli di pan di zenzero, così li fate insieme a me e se vengono bene li rifate a casa. Ho anche lasciato la scatola dei biscotti di Ikea, così li metto là eventualmente e li regalo un po' così sparsi. Intanto vado a pulire questo e mi sciacquo il viso. Questa è la mia parte preferita, sia la mattina sia la sera, tutta morbidosa. Ora vado a fare la parte massaggio. Vedete, qui c'è proprio scritto vai a massaggi e ci sono per diverse parti del viso. Penso che andrò a fare Contour Crazy, che è uno dei miei preferiti. Come siero, quale vado a mettere? Vado a mettere il Coco Gold di Hello Body Daily Face Oil, quindi direi che ci siamo. Non troppo perché poi appunto dopo devo andare a fare i make-up. Intanto io me lo spalmo un po' in faccia. Comunque, quindi dopo intanto mi accompagnate a comprare gli ingredienti. Mia madre penso sia andata a fare la spesa in realtà stamattina, quindi potevo dirlo a lei, ma l'idea mi è venuta appena ho aperto gli occhi e forse se n'era già andata perché ha accompagnato mia sorella all'assemblea. Ora perdonatemi, sentirete la voce di questa assistente che mi fa vedere i movimenti da fare col massaggio. Oh mio, che bello! Ultimo step, vado a mettere l'highlight. Che è quasi finita. È una crema leggera. Dopodiché corro a fare almeno due look sparsi durante la giornata e non tutti stamattina perché poi devo anche editare il vlogmas di ieri. O meglio, finire di editarlo perché un po' l'ho fatto ieri sera. Perché poi settimana, anzi prossima, sì, oggi è sabato quindi la prossima, dovrò andare a Milano, dovrò fare un po' di cose quindi non so quando effettivamente ci sarò a casa. È meglio che mi preparo tutto prima. Mi sono messa a montare il vlogmas di ieri. Mi è venuto in mente un altro sito dove io guardo spesso gli anelli, che è Elrana Tattoo Collection. Cioè, ma voi state vedendo gli anelli di Yoda, Darth Vader, Chewbacca? Cioè, dai ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Questo negozio però non credo ci sia a Roma. Boh, non lo so, ma sono stupendi. Vediamo Traditional Collection. Questi qua quadrati, no. Oh, vedete, c'è anche la sezione mignoli. Ah, che sono solo questi quadrati. No, ci sono anche questi. Questo è stupendo. Vabbè, abbiamo capito che ho un problema con gli anelli. Ragazzi, sto iperventilando. Mi sto guardando il vlogmas di Guglielmo Scilla, che per me sono i migliori. E questo qui che ha caricato oggi si chiama Doppiaggio dei film natalizi. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Io sto malissimo, sto piangendo. Questo è sicuramente al secondo posto dopo il vlogmas dell'anno scorso dove continuavano a dire ti piaciu, io stavo male. Quindi quello al primo posto, non mi ricordo come si chiama, però vabbè. Poi devo essere onesta, ho una crush per il fratello di Guglielmo, per Enrico. Cioè, non lo so perché, è troppo dolcino. Cioè, vi giuro, mi fanno schiattare dalle risate. Mamma mia, sto male. Comunque, ho fatto un look, tenevo a dirvi, quindi il primo è andato. Pomeriggio facciamo i biscotti, quindi non penso avrò il tempo di fare anche il secondo. Ma domani è domenica, quindi ho tempo di farne effettivamente un altro. Se non
addirittura due, quindi mi reputo soddisfatta, visto che è l'una e 22, sto caricando adesso anche il Vlogmas, quindi sono riuscita a fare tutto direi abbastanza in tempo. Adesso, solita cosa, passo le foto sul telefono, le vedo un attimo, magari comincio a modificarle. Ora, mi sono messa a passare l'aspirapolvere sul piano della mia camera, del bagno di quella mia sorella, quindi sul mio piano, perché ogni volta che faccio i make up magari mi cascano brillantine e cose, io odio, quindi la passo tipo quasi ogni giorno. E poi da quando abbiamo quella nuova, che avete presente quella senza fili, tipo quella del Dyson, però è della Roventa, che è tipo la stessa cosa, la uso tipo molto di più. Adesso è giunto il momento di preparare il pranzo, sono quasi le due, quindi mi metto a fare le zucchine per mia sorella. Sempre per mia sorella e mia madre gli faccio la frittata, mentre a mio padre la pasta, perché è l'unico magro che la può mangiare. Raga, mio padre non prende un etto neanche a chiederlo. Cioè, io da che ho ripreso secondo voi? Non da lui! Yeah. Inoltre, io l'altro giorno io ho fatto la lista dei film di Natale, ma mica mi ero ricordata che io ho anche Prime Video, perché avendo Amazon Prime di conseguenza c'è Prime Video. Vabbè, questa ve la straconsiglio, l'ho già finita. La serie Carnival Row è stupenda, cioè ha degli effetti speciali che per essere una serie originale Prime Video è fantastica. Poi vorrei vedermi Unposted di Chiara Ferragni, perché al cinema non sono andata. Però io ho un'implacabile voglia del Signore degli Anelli questi giorni. Però ce ne sono anche un sacco carini. Cioè, guardate qua, c'è la famiglia Adams. Infatti l'ho già nella mia lista. Mi faccio un po' sbirciare nella mia lista. Allora, volevo iniziare da Downton Abbey. Poi c'è The Boys, The Magicians, che insomma, Dawn Patrol. Come se fosse uno spin-off di Titans su Netflix. Infatti non capisco perché facciano ste cose. Oh mio Dio, Gwenda sta fuori. Mamma mia, ma sai quanti cani desiderano avere un giardino tutto per loro? E tu rompi pure per entrare. Poi, continuando i consigliati, vabbè, Carnival Row, CSI, perché io ho una fissa per CSI. E poi American Gods, stagione 1, stagione 2, e poi dovrò trovarmi le altre. Insomma, queste sono solo le serie TV, poi film. Eccoli qua. Vi faccio così una panoramica veloce. Quindi adesso può essere che io mi veda uno di questi filmetti. Il Signore degli Anelli ce ne sono due: La Compagnia dell'Anello e Le Due Torri. Su Netflix vedete c'è anche Le Due Torri. Ecco qui che ho fatto la frittata col wurstel e le zucchinine. Giorgio, ma che è? Giorgio, ti prendere il torcicollo prima, poi guarda. Pezzetto della mozzarella di ieri. E qui c'è Amici, ragazzi. Stavo vedendo Frodo Baggins, ma a quanto pare... Che succede? Vuoi piccellino? Mi sto preparando per uscire, ma ho letto recentemente che sotto i commenti mi chiedete sempre di questa felpina, di questo maglioncino che uso, ed è tipo effetto pecorella a casa. E l'ho preso da H&M. Ho preso logicamente un L perché è bello largo. L'unica pecca è che è tipo un po' crop, però vabbè, avendo preso un L è un po' più lungo. Detto ciò, adesso corro a comprare le cose per i biscotti, anche perché sono le 3:30. Eccomi al supermercato. Allora, questi sarebbero gli ingredienti. Quindi prima di tutto devo prendere il burro. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Eccolo qui, burros. Qui c'è scritto 110 grammi da frigo. Guardate cosa hanno messo, anche queste cose di Starbucks. Però saranno piene di zuccheri, quindi non si prende. Ho preso tutti gli ingredienti che mi mancavano. Più che altro erano tutte le spezie varie, tipo chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, che non mi ricordavo se lo avessi già, quindi l'ho ripreso. Per quanto riguarda gli altri ingredienti, ve li faccio leggere da qui, così se mai ho fatto uno screen. Zenzero, farina, chiodi di garofano, noce moscata, cannella, che già ho perché io vado pazza, quindi ne avrò tipo 3-4. Bicarbonato non ce l'ho e non ce lo metto perché a me non piace nei biscotti. Zucchero, burro, uova, sale fino, miele. Poi vabbè, questo per decorare. Prendiamo le cose che ci servono. La ricetta è questa qui di Giallo Zafferano, se volete trovare quella completa, così almeno adesso ci seguiamo le fasi. Allora, servirebbe il mixer. In teoria io ce l'ho, e vi dico in teoria perché sarebbe questo da montare, che a volte funziona, a volte no. È da ricomprare. Inizio pesando 350 grammi di farina. Io ho preso, vabbè, questa qui per dolci, ma va bene, quella normale. Ok, quasi perfetta. Quindi intanto la metto qui dentro. Poi ci vanno tutte le spezie, lo zucchero semolato, pizzico di sale e il miele. Allora, miele era 50 grammi, che
Molte voglio capire come lo conteggio. Vabbè, io ci metto un cucchiaio abbondante, poi sarà 50, che ne so. Speriamo di non far casini e mettiamocelo. C'è una cosa che odio, è il miele. Più che altro qui c'è scritto di aggiungere anche lo zucchero, cioè dopo il miele vado a mettere anche lo zucchero. Di solito quando seguo una ricetta, e non la faccio io così di mia spontanea iniziativa, perché i dolci sono sempre una scienza esatta, di solito io di mezzo, se non di mezzo, non so come si dica, di mezzo, le dosi di zucchero, perché odio le cose super zuccherose. E poi fa male, quindi qua c'è scritto, ad esempio, 160 grammi di zucchero sono tantissimi. Io ne ho messi 57 grammi, secondo me è già troppo. Poi ci va la cannella, 5 grammi, sarà un cucchiaino. Non mi vado a pesare le spezie. Allora, ricordiamoci la clip di prima, cheat. La pasticceria è una scienza esatta, Tenetelo a mente. Però io abbondo di cannella perché mi piace da morire. Quindi, cucchiaino, bello abbondante. Noce moscata, un pizzico che mi fa schifo. Un pizzico. Mamma mia, non c'è cosa più sgradevole. Chiodi di garofano, questo è un bel interrogativo. Io pensavo di metterlo sopra ogni biscotto. Veniva il profumo e poi lo potevo anche togliere perché ho trovato soltanto i granellini. Però se ci fate caso, in fondo alla boccetta c'è un po' di polverina. Vediamo se riesco a prendere quella. Li ho messi tutti qua dentro. Cercherò di prendere un pizzico della polverina. Dai, ne ho preso abbastanza. 5 grammi di zenzero. Sarà sempre un cucchiaino. Non esce sto zenzero. Sento pato zenzero, non esce più. Se sorpande zenzero, ce lo dovrò mettere un po', no? Quindi alla fine biscotti fatti ad occhio. Ok. E poi lo zenzero fa bene. Ce l'avevo anche fresco, ma non so come macinarlo, onestamente. Qui dice anche bicarbonato, ma ti ho detto di no. Bicarbonato. Pizzico di sale. Ah, forse il bicarbonato e il sale devono fare tipo da lievito, quindi ce lo devo mettere. Oh mio Dio, ma lei pensa di stare a parlare con ignorante? Sarà così? Spero di sì. Per ultimo versare il burro freddo di frigo tagliato a dadini. Allora, sono 110 grammi, questi sono 125, quindi togliamo un pezzettinino. Vieni! E non vede l'ora di mangiare i biscottini natali. Non puoi. Ragazzi, parlando e scherzando, ho messo tutto il burro. Vabbè, su 10 grammi in più non moriremo. Cheat sempre, cheat. Oddio. Ah, funziona. Ah, ah, esce fuori, come dovrebbe diventare, come? Allora, non vedo che stia diventando di qualche colore speciale. Lo metto al minimo per un po'. Ok, fatta la sabbiatura, adesso dovremmo fare la fontana e metterci l'uovo in mezzo. Spam, quindi faccio la fontana, io lo faccio in una ciotola, almeno non facciamo casini. Dove sto facendo un art attack? Ma che cos'è? Aiuto. Oddio, è la cosa tipo più brutta che abbia visto. Allora, lo si comincia così a sbatucchiare e lo si incorpora piano piano l'impasto. Di solito me la cavo abbastanza. Però era un uovo piccolo, quindi non lo so, Tanto ora lo impasterò con le mani. Però mi devo mettere i guanti, sennò mi va tutto sotto le unghie ed è disastro. Allora, ho fatto la pasta del biscotti. Adesso la metto in frigo per mezz'ora, sperando che sia buona. Mentre che aspetto, continua il Signore degli Anelli. Sapete una cosa fighissima che fanno sopra in video? In ogni scena, se voi poi fate così, vi fa vedere gli attori che ci sono in quella determinata scena. È una cosa davvero troppo troppo figa. Ed eccoli qua, tutti finiti. Qua c'è già la prima infornata. Come vedete, col forno nuovo si fanno subito. Adesso devo mettere anche questi. Ok, c'è un buon profumo, ma mi aspettavo che venissero un po' più speziati. Forse ne ho messe poche, nonostante io ho abbondato. PS, piccolo trucchetto per non sporcare tutto: mettete la carta forno per stendere la pasta, poca farina e basta. Quindi metto a posto anche questo. Continuo a vedere il Signore degli Anelli e dopo vi faccio vedere i biscottini. Tra l'altro mi sono tenuta proprio la confezione di questi qua di Ikea. Sono quelli sottili sottili, così li metto qui dentro. Guardate che carina. Visto che sono quasi pronti i biscotti, sto preparando la glassa. Ho preso la sacca poche, io utilizzo queste qui, sono anche rosa, guardate che belle, le incastrate in questo modo in un bicchiere alto. E qui sto facendo la glassa con lo zucchero a velo e l'albume, quindi la mischio finché non viene una papetan. Io qui sto su Amazon queste frustine piccoline e le utilizzo. Adesso ho messo troppo albume rispetto allo zucchero a velo, quindi ne metto un altro po' perché dovrebbe venire un po' più bianca. Ed ecco qui la nostra glassa, come vedete deve avere questa consistenza qui. La prima infornata
di biscotti l'ho tolta, fanno un profumo buonissimo, controllate sempre che sotto sono belli doratini. Guardate quanto grasso che buttano. Li ho tenuti ma circa un quarto d'ora scarso anche. E li lascio raffreddare così dopo li decoriamo. Chiamo anche mia sorella magari, perché li volevo fare ma mi sono scordata. Allora vi faccio vedere. Qui ho messo tutti i biscotti che si stanno raffreddando. Qui ho messo la nostra cremina, la nostra glassa. Poi non mi ricordo se questa si chiama ghiaccia reale, fatta con l'albume e lo zucchero a velo. Vabbè, mi piace la pasticceria ma non mi ricordo sempre giusto. Quindi qui c'è appunto il nostro impasto, adesso andrà tagliata la punta. Non troppo grande, anzi, la lascio abbastanza piccola. E vi faccio vedere, prendo un cuoricino e comincio a decorarlo. Allora, il problema è che è un po' troppo liquida, la devo lasciare un altro po' nel frigo o comunque aggiungere altro zucchero a velo, però non mi andava. Quindi diciamo che li faccio così, magari li decoro più al centro. Allora vi metto qui, spero si veda meglio. Vedete, faccio proprio di questo, sporco il biscotto e poi spalmo con la stessa sac à poche. Vabbè, sarà che sono ancora un po' caldini, quindi si squaglia. Non potevo fare chissà cosa. Poi se volete li potete decorare con lo zucchero, con le praline. Ce l'ho anche le praline, quindi mi sa che un po' ce le metto. Cioè non so quanto possono starci bene con i biscotti di pan di zenzero. Tra l'altro stasera i miei genitori vanno a cena da amici. Di solito vado anch'io, però stavolta mi sono detta sto a casa tranquilla. Tra l'altro voi sapete già cosa fare a Capodanno. Cioè per me è sempre una croce. Per la mia apatia e la socialità, da brava sfigata la vado sempre con i miei, perché sostanzialmente le mie amiche vanno a ballare e io a ballare no grazie, come se avessi accettato. Oh raga, ognuno è fatto a modo suo, a me non mi piace, quei posti proprio io li evito come la peste e quindi mi aggrego sempre. Più che altro ma la magna è brutta, no? Io intanto continuo qua a fare sti obbrobri perché sono una cosa proprio brutta. E buonasera ragazzi, siamo giunti alla fine di questo vlogmas. Stavo per farmi la mascherina perché oggi ho stressato abbastanza la pelle. Voglio utilizzare l'UFO di Foreo. Sono molto indecisa su quale maschera usare. Queste qui sono quelle nuove. Penso che andrò a fare una delle mie preferite, che è la Coconut Oil. Tanto che monto la maschera, dopo devo assolutamente farvi vedere come sono venuti i biscottini. Sono extra buoni, super croccantosi. Praticamente per quanti ne ho mangiati non ho neanche cenato, vi ho detto tutto. Ricollego il mio dispositivo all'application. Domani devo fare esattamente 2 post. Più settimana prossima, ragazzi, non sapete le cose che ho da fare. C'era un giorno libero. Ho incastrato tutti gli impegni. Adesso cominciano le pulsazioni di Sonic, quindi non mi sentirete più. Comunque ho davvero tante cose da fare, quindi seguitemi perché saranno vlog interessanti. Il problema sarà tutto nel montare i video. Non lo so come farò. Vivrò con il computer attaccato perennemente alla faccia e vedremo un po' quello che succederà. Sarà tutto magnifico. Detto ciò, io adesso finisco qua di rilassarmi. Poi finisco di vedere Il Signore degli Anelli, che ho iniziato il secondo film. E poi niente, mi do perché mi si stanno chiudendo gli occhi da soli. Detto questo, vi mando un bacione e ci vediamo domani.